Salute, miei cari! State tranquilli, sono le 10:30 e questo non è vino. Dunque, carissimi, l'avete tanto richiesto ed è finalmente arrivato il video sul time management. E oggi vi parlerò della tecnica GTD, che è tratta da questo libro qua. GTD sta per Getting Things Done ed è una tecnica che ci propone David Allen, che è un massimo esperto in quanto a produttività. Prima di inoltrarci nel tema di oggi, io vorrei precisare un paio di cose. Soprattutto il fatto che io purtroppo non vi parlerò esattamente di tutto quello che viene detto in questo libro, perché non ce la farei mai, è proprio impossibile. Il mio è veramente un riassunto super stringato. Io vi parlo veramente della tecnica e di come applicarla. Ma c'è da dire che tutte le aggiunte, le teorie, le precisazioni che lui fa appunto qua dentro fanno comunque la differenza. Io vi consiglio, se l'argomento è veramente vi interessa, di comprare il libro. Si trova anche in italiano, mi sembra che si chiama Detto Fatto, oppure su YouTube si trovano un sacco di video di lui che parla e spiega eccetera, e appunto vi consiglio comunque di ampliare il discorso se veramente vi interessa. Se poi vedo che questo video vi è particolarmente piaciuto, l'argomento vi interessa molto, posso pensare allora di farne un secondo e andare magari più in dettaglio. Dunque, io qua il mio meraviglioso riassunto e quindi tuffiamoci nell'affascinante argomento del giorno. Dunque, per spiegarvi a grandi linee che cosa propone David Allen, lui in pratica ci spiega che la nostra mente, il nostro cervello, non è fatto per ricordare in maniera perfetta le cose. Infatti quante volte ci capita che avevamo un appuntamento, che dovevamo consegnare qualcosa o altro. Quindi appunto diciamo che il nostro cervello non è il sistema più affidabile per tenere a mente tutto, perché non solo non si ricorda di tutto o si ricorda male delle cose, ma ci ruba energia per fare tutto questo. E spesso finiamo con la mente talmente occupata di un sacco di cose che dovremmo ricordarci, o che sappiamo che c'è qualcosa di cui dovremmo ricordarci ma non ci ricordiamo cosa, che finisce per non esserci più veramente spazio per fare connessioni o per la creatività. E visto che il cervello non ha un suo cervello che gli ricordi le cose, lui consiglia di trovare un altro sistema che sia invece perfettamente affidabile. Perché se troviamo un sistema di cui ci fidiamo ciecamente, il nostro subconscio smetterà di cercare di tenere a mente tutto e di ricordarcelo in continuazione. Questo significa meno stress e significa appunto più spazio mentale per lasciare che i pensieri corrano e che ci sia la creatività e le connessioni che possono fare veramente la differenza poi. Perché veramente più cose abbiamo in testa che cerchiamo di ricordarci, più cose quindi nella memoria a breve termine, e meno riusciamo a essere produttivi, perché tutta l'energia della nostra mente viene investita lì. Lui fa molti paragoni con le arti marziali, la cultura zen eccetera, e cita l'esempio dell'acqua. Lui dice che dovremmo essere come l'acqua, che l'acqua reagisce in maniera appropriata quando c'è un movimento, ma è calma prima e ritorna subito calma dopo. C'è proprio un video in cui ne parla e fa l'esempio che appunto l'acqua, se sa che qualcuno sta per lanciarci dentro un sasso, non è che prima è lì, oh mio Dio, stai per lanciarmi un sasso addosso, nel senso, è calma prima. Il sasso viene lanciato, reagisce e poi torna tranquilla. E noi dovremmo fare lo stesso. Questo per dire cosa? Che il sistema che lui propone non è soltanto per organizzare quello che abbiamo da fare adesso, ma anche per imparare a reagire in maniera adeguata alle cose che arriveranno e si aggiungeranno in futuro, anche le sorprese, le cose inaspettate. È una cosa che può essere messa in atto per iscritto, oppure ci sono diversi programmi di produttività, organizzazione che sono adeguati anche a questo metodo, ma poi ne parleremo meglio più avanti, vi dico che cosa faccio io. Dunque, la prima cosa da fare è quella che io chiamo lo svuotaggio del cervello. In pratica lui dice che la primissima cosa da fare è identificare tutto quello che per noi è in corso o irrisolto o da fare. Catturare veramente nero su bianco tutto quello che abbiamo da fare, tutto quello che è in sospeso in qualche modo. Lui li chiama open loops e sono, diciamo, tutte le cose che non sono come dovrebbero essere. Veramente questo può includere qualsiasi cosa. C'è da cambiare lo spazzolino, dovete restituire un libro a qualcuno, avete un progetto da fare, ma anche cose che riguardano il futuro, tipo un giorno voglio fare un corso di tip tap, e qualsiasi cosa che in qualche modo vi sta rubando energia perché sapete che dovete decidere in merito o fare qualcosa in merito. Quindi appunto prendete un foglio e scrivete veramente qualsiasi cosa vi venga in mente che non è come dovrebbe essere e che dovete farci qualcosa. Veramente dalla cosa più piccola, che so, andare a comprare l'insalata, a una cosa più gigante, tipo conquistare il mondo, qualsiasi cosa scrivetela giù.
Poi lui spiega che la maggior parte delle persone tende ad abbandonare le liste di cose da fare, le agende, eccetera, perché gli ricorda che devono prendere delle decisioni in merito. Quindi appunto la prossima tappa è il processing, dove andremo a vedere ogni elemento di questa lista e vedere che cosa ci sarà da fare in merito. Quando scorrete gli elementi di questa lista, la prima domanda che dovete fare è azionabile? C'è qualcosa che devo fare? Se non c'è nulla da fare, o la eliminate o la mettete in quella che sarà la categoria delle cose di un giorno, futuro, magari. Per esempio vi dite, voglio imparare il giapponese, però non lo voglio fare adesso, lo vorrò fare un giorno, quindi lo mettete appunto in questa categoria a parte. Se invece appunto è qualcosa che vi rendete conto che non volete veramente fare, eliminate. Se invece vi rispondete che sì, c'è effettivamente qualcosa da fare, dovete chiedervi qual è la prossima azione. Questo è veramente un punto essenziale, lo dice David Allen e lo confermo anche io. Dovete veramente trovare un'azione fisica e visibile che in pratica porta avanti il progetto, l'idea di quel punto preciso. Vabbè, se avete scritto comprare l'insalata, la vostra prossima azione sarà uscire di casa e andare a comprarla. Ma per progetti più complessi, che spesso ci spaventano nella loro immensità, trovare semplicemente il prossimo passo da fare tende a togliere stress, a spaventare meno e avanzare. In pratica, quindi, determinando razionalmente qual è la prossima azione da fare, avremo meno resistenza nel passare all'azione. Prima di passare alla vera e propria organizzazione e al fare le cose, c'è una domanda importante che dovete farvi ed è: questa azione mi prenderà più o meno di 2 minuti? In caso vi prenda meno di 2 minuti, quindi non so, mandare un'email, fare una telefonata, sistemare qualcosa, fatelo subito, perché vi prenderebbe più tempo inserirla nel sistema che effettivamente farla. Se invece prende più di 2 minuti, dovete o delegarla, se è una cosa, se è appropriato fare così, oppure se state aspettando per poter proseguire, tipo che qualcuno vi dia una risposta, che qualcuno faccia una cosa, va nella waiting list, oppure va inserita appunto o in un calendario se è una cosa precisa, tipo incontro con Pinco Pallo alle ore tic tac, oppure nell'agenda appunto quando decidete di effettivamente svolgere quell'azione. Questo ci porta ad avere principalmente 4 liste, quindi una con le prossime azioni, poi la, diciamo, lista d'attesa, quando appunto state aspettando che qualcuno vi dia una risposta, che qualcuno faccia una cosa, quindi voi siete bloccati finché non quell'altra persona non fa quella cosa, insomma qualsiasi cosa che state aspettando. Poi c'è invece quella dei progetti, per lui in pratica ogni progetto è qualsiasi cosa che richieda più di un'azione, e la quarta è la lista delle cose un giorno o forse. Vi mostro rapidamente un'immagine che ho trovato online che riassume un po' tutto il concetto, così potete avere una visione d'insieme. Nulla, poi dopo è questione di organizzare, quindi inserire nel proprio calendario, nella propria agenda, e poi c'è un punto importante che è la review, che lui dice di consiglia di fare una volta a settimana, ovvero di ripercorrere tutte le liste, controllare che per ogni progetto ci sia una prossima azione, ripercorrere anche la lista del forse un giorno, in caso che decidiate di prendere una di queste cose e farla adesso, e nulla, il resto è semplicemente fare. Ora, io vorrei spendere giusto 2 paroline sugli strumenti che potete utilizzare per applicare questo sistema. Voi potete semplicemente avere dei fogli di carta e scrivere le vostre liste, va benissimo, è perfetto. Se invece come me siete particolarmente ossessionati sull'argomento, esistono un sacco di applicazioni, eccetera. In caso abbiate un Mac, perché io ho un Mac, quindi non so bene per PC come funzioni, però appunto nelle applicazioni c'è la categoria produttività, organizzazione, una cosa del genere, in cui io passerei le mie giornate, e ci sono un sacco di applicazioni gratuite. Io ne avevo testato un paio, ma sono finita per usare una che costa abbastanza tantissimo, so che non si dice così, però esprime il mio senso di quasi colpa per aver speso così tanto per un programma del genere, che è OmniFocus. Questa applicazione è veramente il top del top per applicare appunto la GTD, che appunto ti permette di inserire tutta una serie di cose di cui io non ho precisato oggi, tipo i contesti, per esempio se sapete che dovete fare la telefonata a quello, a quello, a quell'altro, indicate tutte e 3 le azioni come da fare al telefono e potete visualizzare tipo tutte le cose che dovete fare al telefono, tutte le cose che dovete fare in città, o tutto appunto tutte le cose che dovete fare in uno specifico posto con una precisa persona. Insomma, vi aiuta ad essere appunto ancora più produttivi, eccetera. Sembro una pazza, scusate. Cioè, di fatto che appunto io lo trovo super utile, super efficiente, però costa veramente un sacco, quindi
Onestamente non vi è indispensabile, ci sono un sacco di altri programmi che anche se non di tale livello sono comunque buoni e per cominciare sono assolutamente ottimi. Magari più avanti comincerete a sentire l'esigenza di alcune features in più e in quel caso potete passare a OmniFocus, però altrimenti non è indispensabile affatto. Quello che invece io reputo indispensabile è avere un calendario e un'agenda, o un calendario sull'agenda. Vi mostrerò adesso qualche foto della mia agenda, che è una Erin Condren, che è tipo famosissima su YouTube. Che tra tutte le agende della mia vita è l'unica che sto usando da mesi e continuo a usare e che amo e che riesco proprio a far funzionare, non so come dire, è proprio l'agenda del mio cuore. Anche in questo caso non è proprio a buon mercato, costa molto di più di un'agenda normale che trovate al supermercato, però è completamente personalizzabile, potete cambiare la copertina, delle scritte, potete avere degli adesivi personalizzati, potete cambiare mille cose, se andate sul sito lo vedrete, e non lo so, è veramente fantastica, cioè io non so spiegarvi perché, però ha proprio tutto quello che un'agenda dovrebbe avere e cioè io se non ce l'ho con me sto male perché è la mia bambina e la porto ovunque e contiene tutto e ecco, sembro una pazza. Comunque poi come avrete notato nel mio video sui 10 consigli per il ritorno a scuola, io adoro un sacco gli adesivi e personalizzare ancora di più e scriverci qualsiasi cosa e decorare un sacco. Mi avete chiesto in molti dove compro i miei adesivi e vi linkerò qua sotto i siti da cui li prendo, comunque eBay, Etsy, così di trovate veramente a pochissimo quelli e cioè io ne ho una scorta infinita, penso che vi farò vedere una foto di tutto quello che ho. Non spaventatevi, ognuno ha la sua droga e la mia sono gli adesivi colorati. A tal proposito, due cose, avrò diversi dei miei adesivi presenti nel giveaway che farò tra breve per festeggiare i 5.000 iscritti e in più vi lascio qua sotto un codice in caso che vogliate comprare una Erin Condren che vi dà lo sconto di $10, che non è moltissimo però comunque sul totale che di solito rappresenta è comunque qualcosa. Quindi ecco perché ci tengo che anche voi abbiate un'agenda super carina e potenzialmente super decorata e possiamo scambiarci consigli e voglio vedere le vostre e ecco, sto impazzendo. Ma questo argomento proprio c'è, io volendo, cioè posso passare molto più tempo nella sezione cartoleria che con trucco, vestiti, veramente, cioè io non lo so. Quando mi seppellirete riempitemi la bara di penne, fogli, quaderni e cose del genere perché appunto sarò felice nell'aldilà. Quindi appunto se avete dubbi, domande o volete precisazioni sul metodo GTD chiedetemi qua sotto, se l'argomento vi interesserà allora farò un secondo video. Fatemi sapere come sono le vostre agende, voglio vederle tutte! Fatemi sapere se anche voi comprerete o ricomprerete una Erin Condren per l'anno prossimo, mi raccomando il codice sconto è qua sotto. E nulla, questa settimana sarà ancora un po' sfasata perché vi dovrò fare un video sull'incontro a Milano e farò uscire il tanto atteso video sulla visual board, quindi appunto sono ancora un po' per aria, ultimamente è così, mi dispiace, ma spero che apprezzerete comunque i video che appunto usciranno questa settimana. Io vi ringrazio tantissimo per la visione e buona organizzazione a tutti. Bye!